Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. I giocattoli dei Mega Sharks vs Crocs sono andati una bomba, perciò Lion Giocattoli ha pubblicato la nuovissima ristampa. Cosa? Ti sei rotto una gamba? No, ho detto che Lion Giocattoli ha pubblicato una nuova ristampa dei Mega Sharks vs... Che cavolo, è uno scioglilingua anche per me. Dei Mega Sharks vs Crocs. Ah, wow! Questi mega mostri arrivano fino a 25 centimetri e li trovate in edicola al prezzo di 4,50 euro. E ragazzi, il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Guardate qui. Allora, queste sono le bustine e questi sono i giocattoli. Guardate qui. Cioè, sono enormi e poi sono fatti troppo bene. È grande quasi quanto me. Vero, è proprio bello. Ed ecco a voi la collezione completa. Guardate che belli, ragazzi. Sono tutti curati nei minimi dettagli. E poi sono di un realismo pazzesco. Belli, belli, adoro, adoro. E questo invece è il magazine. Il magazine, Arex. Il mega skin. Il magazine. Il maneskin. Vabbè, lascia stare. Ok, facciamo vedere il magazine. Anche qui abbiamo tante immagini da colorare, tanti giochi, enigmi, eccetera, eccetera, eccetera. Però non siamo qui a fare un unboxing. Cosa? Non siamo qui a fare un unboxing. E perché? Oggi siamo qui a fare una sfida. No, una sfiga no, Vastatore. Sono già pieno di sfighe, basta. No, Arex, una sfida, non una sfiga. Ah, ok, e che sfida facciamo? Oggi gli Sharks e i Crocs si sfideranno in un mega quiz. Cosa? No, non lo voglio lo spritz. No, Arex, un quiz. Si sfideranno in un mega quiz, capito? Ah, ok, va bene. Dai, che bello. Benissimo, siete tutti radunati qui per dare vita ad uno scontro sensazionale. Ma io non ho voglia. Volevo rimanere nella mia bustina a dormire tranquillo. E che tipo di scontro? Ci si azzanna a vicenda? Azzannarsi a vicenda, dici? Beh, non è male come idea. No, Bastatore, no. E perché no? Sarebbe così divertente guardarli mentre si sbranano tra loro. No, avevi detto un quiz, Bastatore. Devi mantenere la tua promessa. E va bene, facciamo un quiz. Benissimo, allora, le regole sono queste. Ma Arex, ti vuoi levare di mezzo? E perché? Così nascondi gli Sharks dall'inquadratura, dai, levati. Ah, scusa. Ecco, io farò una domanda ad ogni squadra. A ogni risposta corretta vi verrà assegnato un punto. La squadra che arriva prima a 10 punti vince. Possiamo anche evitarci la sfida. Lo sanno tutti che gli squali sono più forti e più intelligenti. Ehi, ma come ti permetti? Siamo noi più forti. Ma stai zitto, che avete una sola misera fila di denti. Ma noi almeno ci abbiamo le zampe. Noi compensiamo con delle pinne fortissime. Ma le vostre pinne non hanno mica gli artigli. Ah, basta, tacete. Se avete tanta voglia di scannarvi, fatelo dopo la sfida, grazie. Ok. Benissimo, iniziamo. No, aspetta, Bastatore. Che c'è? A me non mi pare mica giusto. In che senso? Beh, i coccodrilli sono in 4, mentre gli squali sono 3. Cioè, non mi sembra mica corretto. I coccodrilli sono in vantaggio di 1. Giusto, dobbiamo rimediare. Ecco, bravo. Entrambe le squadre devono avere lo stesso numero di partecipanti. Ammazziamo un coccodrillo. No, fermo, che fai? Beh, così sarà più corretto, no, Arex? Ma no, che non è corretto. Mica vuoi mangiarti un coccodrillo. Ma così saranno 3 contro 3. Eh no, dobbiamo fare 4 contro 4. Così non ammazziamo nessuno. E va bene, come pensi di fare allora? Io faccio lo squalo. Tu fai lo... Cosa? Ma che dici? Dico che faccio lo squalo, Bastatore. Dai. Ma tu non sei uno squalo. Vabbè, per oggi sono uno squalo. Sì, abbiamo un tirannosauro dalla nostra parte. Fossi in te non sarei così contento, però ok, fai lo squalo, insomma, fa come ti pare, ecco. E vai! Bene, partiamo con la prima domanda. Iniziamo dai coccodrilli. Le lumache, quanti nasi hanno? Ma che domande sono? Ma lo sanno tutti che hanno un solo naso. Sbagliato! Le lumache hanno 4 nasi, 2 per respirare e 2 per annusare. Perciò un punto agli squali. Sì! No, aspetta, ma non vale. Perché il punto va agli squali? Beh, è così che funziona. Ogni volta che una squadra risponde in modo sbagliato, il punto va all'altra squadra. Oh, ma che cavolo, però, mica l'avevate detto. Vabbè, ve lo sto dicendo adesso. Bene, tocca a voi. Qual è l'unico mammifero a non poter saltare? Aspetta, fammi pensare. Oh, io lo so. No, aspetta, voglio dirlo io. La formica. La formica. Io non ho mai visto saltare la formica. Oh, ma no. Aia, mi ha fatto male. È l'elefante. Ma anche le formiche non saltano. Ma le formiche non sono dei mammiferi, stupido. Per colpa tua abbiamo perso un punto.
Bene, adesso siete uno ad uno. Torniamo dai coccodrilli. Quanto era alto il mammut? Ah, questa rispondo io. No, stai zitto, rispondo io. No, zitto tu, prima abbiamo perso per colpa tua. Ma questa io la so. Zitti ragazzi, zitti, questa volta rispondo io. Il mammut era alto 2 metri. No, il mammut era alto 2,85 metri. Vabbè, ma mi ci era avvicinato, dai. No, dovevi dire l'altezza precisa. Oh, come sei pignolo. Ma non vale. E invece vale. Bene, siamo 2-1 per gli squali. Sì! Tocca a voi. Di che colore è la lingua delle giraffe? Oh, 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 io lo so, io lo so, io lo so. È blu. No, ma come blu? È nera. Io ero convinto fosse blu. È nera, è nera. Quindi, qual è la vostra risposta? È nera. E invece no, è blu. Aveva ragione Alex. Oh, e mannaggia. Bene, siete di nuovo pari. Qual è il più grande animale vivente? Io lo so, io lo so. La balenottera azzurra. Molto bene, signor Crocs. 3-2. E vai. Ora tocca di nuovo a voi. Perché i fenicotteri sono rosa? Perché si fanno la tinta. In realtà sono bianchi, ma si fanno la tinta rosa. Sbagliato. I fenicotteri sono rosa perché mangiano tanti gamberetti. Cosa? Si fanno i peletti. No, mangiano i gamberetti. Accidenti. Ah, mannaggi. 4-2 per i coccodrilli. Mannaggi, mannaggi, ci dobbiamo impegnare. Di cosa si nutre principalmente il panda? Ah, ma questo è facile. Di bambù, è ovvio. Molto bene. Uffa, ma non è giusto, le domande facili le fai sempre a loro. Bene, tocca a voi. Qual è l'arma più potente dell'anaconda? Che ne so io. La lingua. Che ne so, dalla linguazzata potente alla lingua assassina, sì. Sì, ne sono sicuro. No, Arex, sono le potenti spire. Ah, e mannaggia! Perché la coda dei coccodrilli è lunga e piatta? Ah, beh, è facile. È perché in questo modo ci è più facile nuotare. Oh, vabbè, ma non è giusto. Tu fai le domande sui coccodrilli a dei coccodrilli. È normale che rispondano bene. Arex, levati di mezzo, vale. Ma mannaggia! Bene, siamo 6-2 per i coccodrilli. Ora tocca alla squadra degli squali. Questa domanda in particolare è solo per Arex, però. E perché? Perché questa è una domanda sugli squali. Se rispondessero gli squali sarebbe troppo facile. Ma non è giusto. Ai coccodrilli l'hai fatta la domanda sui coccodrilli. Arex, ho detto che a questa domanda devi rispondere tu. Oh, facci scorretto, però. Quanto dormono gli squali? Ma cosa vuoi che ne sappia io? Squali, quanto dormite voi? Squali, non suggerite. Uffa, che ingiustizia. Dormono tanto. Tanto, tantissimo. Sbagliato. Ma dai, Arex, che dici? Noi non dormiamo mica. Cosa? Non dormite mai voi? Uffa. 7-2 per i coccodrilli. Mannaggia. Il gatto depone le uova, vero o falso? Ma certo che è falso, il gatto non fa mica le uova. Sbagliato, sbagliato, non è vero, non è sbagliato, il gatto ne fa le uova. No, Arex, il gatto non fa le uova, levati di mezzo. Ma... E per questo tuo intervento ti togliamo un altro punto. Ma come? Ma uffa. Quindi adesso siete 9-2, ultima domanda agli squali. Sì, vabbè, dai, tanto ormai hanno vinto i coccodrilli. Quante sopracciglia hanno i cammelli? Boh, ma che ne so, ne hanno 9. No, ne hanno 3. Uffa, ma che cosa vuoi che ne sappia? Io di queste cose. Ne hanno 3 per proteggere gli occhi dalle tempeste di sabbia. Oh, uffa, ma quindi abbiamo perso adesso. Ebbene sì, i vincitori sono i coccodrilli. Yeah, che bello. Sì, però non vale mica, Pastatore. A noi hai fatto solo domande difficili. Ah, ma non ti lamentare. Ma poi tu come le sai tutte queste cose? Beh, io tu cosa? Come? No, non sto capendo, Pastatore. Le ho trovate su internet, capito? Le ho trovate su internet. Oh, e tu ti fai tutto il saputello. Bravo, bravo, complimenti. Ti batterei proprio le mani se ci riuscissi. Grazie, grazie. Niente, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questa sfida. Pensiamo che non è giusto. Ah, ma stai zitto. Lasciate tanti commenti su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!